della mentalità corrente. Sono scandalo, ma il Vangelo è scandalo. No, San Paolo, scandalo per i giudei, pazzia per gli altri, insomma. Però o noi crediamo in queste cose e ognuno nel suo piccolo, chi è più grande, chi ha più mezzi, più capacità, facciamo nel nostro piccolo quotidiano qualcosa per elevare l'uomo e non usarlo. E già parlarne è un grande passo in avanti. Una politica fatta di meno intrecci, più chiara, più pulita, più nitida, è quella che desiderano i giovani, coloro i quali spesso si disaffezionano perché non ce la fanno a lottare contro situazioni che, ahimè, credono non cambieranno mai. E abbiamo anche una lettera di un giovane che ci spiega il perché di simili sentimenti. Parole importanti quelle della lettera appunto che abbiamo appena visto, e non si può d'altronde biasimare il sentimento di questi giovani dinanzi alle storture che la politica alle volte mette in evidenza. Ma qual è il punto di riferimento per i giovani?
Machiavelli o Tommaso Moro, quindi la politica dell'astuzia e dell'utilitarismo o quella invece intesa come servizio, come via della santità e finanche del martirio. Un ottimo riferimento e rinvenibile anche nella dottrina sociale della Chiesa. Machiavelli, lasciamolo nelle biblioteche e negli scaffali delle biblioteche. Perché la politica non è ingannare. Perché la politica è un'altra cosa in base a quello che abbiamo detto. Ma voglio ricordare un documento che è uscito dall'esortazione apostolica Christi Fideles Laici, i fedeli laici, del 30-12 del 1988. Sentite un po'. Le accuse, questo vorrei rivolgerlo soprattutto ai giovani, i quali o partono con un eccesso di illusione, di pensando che tutto sia facile, che tutti gli apriranno la strada, demoralizzandosi poi sentendosi un po' Don Chisciotte, si accomodi, non te lo dirà nessuno. Ma avete davvero voglia di fare? Ma avete un'idea da trasmettere agli altri? Sentite un pochino che cosa dice questo documento a un certo punto. Le accuse di arrivismo, di idolatria del potere, di egoismo, di corruzione, che non frequentemente vengono rivolte agli uomini del governo e del Parlamento, della classe dominante, del partito politico, come pure l'opinione non poco diffusa che la politica sia un luogo di necessario pericolo morale, non giustificano minimamente lo scetticismo né l'assenteismo dei cristiani dalla cosa pubblica. Mi farebbe piacere che voi giovani vi convinceste di questo valore, perché siete voi che dovete cambiare il mondo. Uno come me comincia a tirare le somme. Ho cercato di fare la mia parte, l'ho fatta, spero, da sacerdote, ma voi, giovani, laici, siete voi che dovete cambiare in meglio le cose che noi abbiamo fatto male o le cose che non siamo riusciti a fare, perché il mondo cambia, le circostanze sono nuove e quindi si esigono nuove idee, ma nuove idee che partano da un punto base fondamentale. Avete voglia di servire il prossimo nel nome di Cristo? Questo è il punto, figli cari. O quando me, vedete, scusate che io qui sulla scrivania ho diversi autori, ma di due abbiamo già detto, di Don Luigi Sturzo, ma ce n'è un altro che fa parte, se volete, della mia formazione, chiamiamola politica se vi piace, degli anni miei giovanili, ed è Alcide De Gasperi, figura che insomma va considerata insieme a Don Luigi Sturzo, ovviamente, De Gasperi. Ma non vi scandalizzate se vi cito, uno dice ma come? Ecco, Gramsci, Antonio Gramsci. E Antonio mi pare che si chiama, no? Non vorrei... È Antonio Gramsci. Sì, Antonio Gramsci, sì, Antonio Gramsci. Non vorrei che vi scandalizzi. Perché cito autori così opposti? Vedete, Don Luigi Sturzo aveva un ideale, quello cristiano, da portare nelle realtà della storia, nella realtà dell'uomo. Gramsci aveva anche lui la sua grande passione, certo, a considerare come poi sono andate le idee che lui professava, dobbiamo solo ammirare, perché per queste idee è finito in carcere e ci ha rimesso la vita. Chi si avvicina a questo servizio, cioè la politica, e non sente di esserci trasportato e non ha realizzato già qualcosa per se stesso, e si avvia, si avventura,
senza competenza, senza ideali, pensando che tutti si facciano da parte e ti lasciano il posto libero, le idee si fanno strada a forza di gomiti, le idee si fanno strada soltanto faticosamente, le illusioni cadono, nascono la sera e cadono la mattina, o nascono la mattina all'alba e muoiono al tramonto. Insomma, non illusioni, ma passione, competenza, determinazione. Così va fatta la politica. Così bisogna perseguire l'obiettivo di un cielo sempre più blu, come cantava Rino Gaetano in un noto brano che ascoltiamo. Vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Sole TV e vi aspettiamo qui con Good News per contestualizzare, sempre con Don Luigi. Grazie.